Fondipac sono stati una grande opportunità per il nostro porto. Con questo finanziamento l'obiettivo principale che si è prefissati è quello di portare i posti barca della parte dedicata al diporto dai 600 attuali a 800 posti barca. Intendiamo attivare una serie di servizi multimediali attraverso i quali il diportista potrà prenotare e avere immediatamente disponibili i servizi che non sono immediatamente attivi nel porto, come ad esempio partiamo dalle cose più semplici, diciamo, che ci possono chiedere, soprattutto i diportisti in transito: fare la spesa, fare cambusa, il parrucchiere, perché no anche il sarto talvolta. Quindi attraverso questa serie di app, attraverso un totem che sarà presente nel porto, sarà possibile mettersi in contatto immediatamente e avere nel porto ciò che è invece distribuito nel territorio. Oltre ai servizi, diciamo, base già offerti dal porto, la particolarità nella nostra infrastruttura portuale è quella di aver realizzato, grazie al contributo della Regione Calabria, un sollevatore per disabili che consente in maniera facile e agevole di imbarcare persone con disabilità su ogni tipo di imbarcazione. A seguito del primo riconoscimento di Bandiera Blu nel 2018 abbiamo realizzato un'isola ecologica attraverso il quale il diportista riesce a conferire i rifiuti in maniera differenziata. Noi siamo, assieme al porto di Roccella, gli unici due porti tra Calabria e Sicilia ad aver ottenuto questo importante riconoscimento nell'ambito ambientale. È stata molto importante già la prima partecipazione l'anno scorso. La Regione Calabria ci ha offerto la possibilità, appunto, di partecipare a questa collettiva. Quest'anno siamo arrivati circa al 45% di incremento di transiti, ma anche a livello di nuove nazionalità che prima non vedevamo presso i banchi di registrazione. Grande presenza quest'anno Australia e Nuova Zelanda. Ma oltre al transito, Genova ci ha dato la possibilità anche di far conoscere sul nostro territorio nazionale il nostro porto assieme a tutto il territorio calabrese.